La Banca del Cilento di Sassano e Valodidiano e della Lucania chiude il primo semestre del 2017 con un utile di quasi 1,8 milioni di euro. È solo uno dei dati, tutti positivi e molto significativi, emersi dall'approvazione del bilancio semestrale dell'Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania, avvenuta nei giorni scorsi da parte del Consiglio di Amministrazione. Sono numeri adeguati a questa nuova dimensione e dimostrativi che ormai l'operazione con la ex BCC di Sassano è stata digerita, la nuova banca si muove ormai su tutto il territorio con grande agevolezza e anche, devo dire, con riscontri molto positivi delle relazioni che abbiamo con i nostri clienti, con i nostri soci e in generale con tutto il territorio. A confermare il trend estremamente positivo della Banca del Cilento ci sono anche i numeri relativi agli impieghi e alla raccolta. I volumi complessivi sono cresciuti di oltre 60 milioni di euro, di cui circa 45 come impieghi e 15 come raccolta rispetto al dato al 31 dicembre 2016. E gran parte degli impieghi, ma anche devo dire una buona fetta di raccolto, sono stati realizzati proprio qui nel Valodidiano, quindi a dimostrazione che la banca era presente, aveva una sua identità e anzi aveva solo bisogno di rispolverare un po', diciamo, della sua forza, cosa che insieme siamo riusciti a fare. Il patrimonio complessivo, i fondi propri, diciamo complessivi, hanno superato ampiamente i 64 milioni di euro e quindi ci danno ancora margini per poter ulteriormente crescere e per poter ulteriormente diciamo, affrontare le nuove sfide del mercato. Dobbiamo consolidarci in Basilicata ancora di più, ma dobbiamo anche estendere la nostra zona di influenza nel Salernitano.